Food 2019, ci troviamo allo stand di Sal de Riso, che per la prima volta partecipa con un proprio stand a questa manifestazione. Buongiorno Sal e bentornato. Buongiorno e benvenuti. Qual è il motivo per cui tu sei qui? Tu, beh, insomma, sei una delle stelle della pasticceria italiana. In questo caso però partecipi per la prima volta con un tuo stand, quali sono le ragioni? Beh, in questi anni sono sempre stato presente qui a Tutto Food attraverso altre aziende, attraverso delle collettive. Quest'anno però ho voluto presentarmi da solo in questo stand, appunto tutto firmato Sal de Riso, proponendo agli utenti, alle persone che vengono a visitarci, tutte le creazioni dolciari, a partire dai grandi lievitati, alle confetture, ai prodotti freschi, quindi la mia pasticceria per la ristorazione, e naturalmente passando dai gelati a tante specialità che a volte non portavo perché lo spazio era sempre poco. Dobbiamo certamente mettere in rilievo una cosa importantissima: tu hai un punto vendita molto ben frequentato a Minori, ma hai anche uno stabilimento di produzione che riesce a creare le stesse prelibatezze da poter spedire in tutta Italia a chi fa ristorazione e non vuole impegnarsi con un pasticcere locale o addirittura assumerlo. Che cosa proponi tu al mercato dell'Horeca di già preconfezionato ma squisitamente ben definito? Beh, intanto io faccio questo lavoro da 30 anni. La mia attività è partita nel 1988. Già da subito ho iniziato a produrre pasticceria artigianale di qualità per la ristorazione, perché ritengo che i ristoranti e anche le pizzerie possono servire bene un prodotto di qualità. Quindi mi sono impegnato a produrre dolci e con la catena del freddo li ho sempre portati in giro per l'Italia e per il mondo. Naturalmente negli anni l'azienda è cresciuta, mi sono trasferito a Tramonti, dove ho messo su il mio laboratorio con i miei 65 ragazzi che lavorano ogni giorno, come dico sempre, con le mani e con il cuore, preparando dolci artigianali, ma soprattutto utilizzando le migliori materie prime che io ho selezionato per produrre queste specialità. Con la catena del freddo vengono inviate settimanalmente in tutte le regioni d'Italia, dove ci chiedono chiaramente i nostri prodotti, e poi dopo, da qui in poi, ho portato tante specialità. Ogni cosa che produco per la mia pasticceria dopo un po' viene prodotta anche per la ristorazione. È un'unica produzione, quindi non sono due produzioni diverse, ma un'unica produzione che parte da Tramonti, nel cuore della costiera amalfitana, per arrivare sulle tavole di tutta l'Italia. E allora, per tutti coloro che si trovano dall'altra parte e desiderano entrare in contatto con Sal de Riso, la tua struttura, magari chiedere una campionatura, magari andare a chiedere informazioni per poter diventare tuoi clienti e riuscire a servire i tuoi prodotti ovunque in Italia e non solo, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Allora, naturalmente www.salderiso.it, info@deriso.it, questi li potete trovare, questi indirizzi, direttamente sul nostro sito. Vi rispondiamo telefonicamente via email per avere tutte le informazioni necessarie per poterci, appunto, arrivare al nostro distributore di zona, o direttamente da Tramonti vi serviremo sulle zone libere. Sal, grazie, io ne approfitto per raccogliere il tuo invito, quello fatto prima di iniziare questa intervista, per assaggiare una delle tue tante prelibatezze che sono esposte qui. Non parlo di marmellate, non parlo di biscotti, né tantomeno di panettoni esposti, ma nello specifico di quegli splendidi e bellissimi dolci in vetrina che abbiamo potuto mostrare negli ultimi minuti. Sal, grazie. Grazie a voi, vi aspetto a Minori per degustare un capolavoro di dolcezza.